Allora, tu che cosa ne pensi delle donne di oggi, delle battaglie che stanno conducendo per cambiare così la loro situazione, cioè per raggiungere l'emancipazione, il diritto al lavoro, cambiare i ruoli, cosa ne pensi? Io penso che sia molto giusto, cioè penso nella parità dei diritti tra donne e uomini, sono d'accordo moltissimo. Anche per tutte le battaglie che stanno conducendo? Sì, senz'altro, sì. Secondo te quindi, cioè il fatto che la donna raggiunga la sua emancipazione, no? La lotta che lei conduce per raggiungerla è una cosa che riguarda soltanto le donne, l'emancipazione delle donne, oppure riguarda anche l'uomo? Molto, sì. Allora, tu pensi che l'emancipazione della donna diventi poi anche un diverso modo di essere uomo, oppure no? Cioè, no, cioè l'uomo penso che rimanga uguale, cioè io forse non so come rispondere, comunque penso che bisognerebbe aiutarle nella loro lotta, sì. Non come molti magari che le contraddiscono, non so, le tengono inferiori, non so spiegarmi le parole. Quindi per esempio quando le donne conducono certe battaglie, per esempio per non so, gli asili nido, per avere il lavoro, così, tu saresti disposto a partecipare, cioè ti senti sì, disponibile sì, a partecipare alle loro lotte, ti senti sì, di scendere sì, a fianco con loro per vedere sì, sì, è giusto partecipare, è giusto partecipare alle loro lotte, è giusto partecipare alle lotte che conducono loro a un certo scopo che loro vogliono raggiungere. Cioè questo anche per esempio per cambiare il modo in cui si è oggi, cioè i ruoli che ci sono, c'è un ruolo femminile, c'è un ruolo maschile. Tu dici che bisogna stare assieme anche per bisogna stare assieme, ruoli qui? È giusto, sì sì, bisogna stare assieme, lottare assieme. Quindi secondo te per esempio che cos'è l'emancipazione della donna? Che cosa rappresenta per te? Cioè diciamo una risposta così. Passo avanti. L'emancipazione della donna per me rappresenta, dunque adesso io non lo so, non so bene il periodo che è stato, io vivo in questo periodo qui, penso che sia, deve essere più approfondito e deve essere più partecipare insieme a queste lotte che conducono le donne sia nel lavoro sia nella loro libertà di azione, nel loro dire, anche nelle sedute in seguito. Anche quando ci sono dibattiti, non penso che la donna molte volte si tira indietro, no? È sempre l'uomo che si spinge, ad esempio in un dibattito io ho visto che si tengono, hanno più paura di parlare. Penso che... Ma perché? Perché la società che le condiziona abbastanza, cioè penso che aprire un discorso più sia con le donne che con l'uomo sia un avanzamento, perché appunto c'è la parola di tutti, non è più per esempio il fatto che l'uomo sia sempre a parlare, perché la donna è abbastanza castrata in questo senso, cioè quella, la società sempre il prevalere dell'essere maschile, no? Quindi tu credi che la liberazione della donna, l'emancipazione della donna sia anche una liberazione dell'uomo? Oppure tu credi che così come sei uomo oggi, no? Sei giusto? Cioè, no. Tu credi che... Dal momento che sono io, cioè non io, che l'essere maschile è abbastanza, una cosa castrante per l'essere femminile, una cosa reprimente, è una cosa sbagliata. Cioè la repressione non va. Un po' dividere, come la penso io almeno. Ma te non pensi che anche la donna abbia piacere di divertirsi, di uscire, di andare fuori? E allora non pensi che sia uguale a te, che abbia i tuoi stessi desideri questa donna? Vabbè, però avrei mica mettere la donna che lei che sta fuori e me che stai a capo di tabacco, Perché? Cosa ci sarebbe di strano? Voglio pure, perché lì sarebbe un cambiamento, voi. Dovevo un po' credere, io scelto un po' da credere. Ma non me lo sentirei di fare quel salto io. È la mentalità. Perché è questione di educazione secondo te o è una questione di nascita? Come mi ha detto un tuo amico. Non è questione di educazione, perché non sono educati. È questione anche di ambiente. È questione di ambiente, è questione della società con cosa porti fanno andare. Ma è giusto secondo te? No. E allora perché non fai niente per cambiare? O fai qualcosa? Devo fare qualcosa. Ma dillo. Su, non fai niente? Fai qualcosa o non fai niente? Cambiare. Se potessi lo farei qualcosa. Però a me vengono la base. Perché ti fa?
Dunque, noi volevamo chiederle cosa pensa lei della donna e delle lotte che sta conducendo ultimamente, negli ultimi tempi, per la propria emancipazione. Volevo dire che la donna si dia tanto da fare. Naturalmente veniamo da un'esperienza, diciamo, un po' antiquata, un po' sorpassata, che ha piantato in noi delle radici che, diciamo, è fatica a toglierci questa mentalità di donna messa in casa, di donna appartata. E lo devo dicevo che la donna abbia la possibilità oggi, che se la prenda in qualche maniera questa possibilità, diciamo, di erudirsi, di questa possibilità di emanciparsi, dirci la parola stessa. Secondo voi oggi perché la donna non accetta più di stare in casa, di fare quindi di avere il ruolo casalingo e invece vuole trovare un lavoro fuori, un'occupazione qualificata, perché non vuole più stare in casa? Secondo voi perché? Perché la donna non vuole sentirsi schiava della famiglia e vuole avere un lavoro da competere uguale al marito. Grazie per la risposta. Ma che cos'è che vuole esattamente? Cioè... Vuole gli stessi diritti, vuole, vuole inserirsi nello stesso modo che si inserisce il marito nel mondo del lavoro. Ecco. Secondo voi, no? Quindi questa lotta che lei fa per raggiungere questa libertà, questa emancipazione, è una lotta che cambia soltanto il suo modo di vivere oppure cambia anche il modo di vivere dell'uomo? Cioè investe anche l'uomo questa lotta per l'emancipazione? Questa lotta può anche investire l'uomo. Perché? In che modo? No, nel modo, i modi potrebbero essere tanti, comunque potrebbe investire l'uomo nel senso che se c'è quel tipo di uomo che crede che la donna sia la schiava della sua famiglia, può rimane sorpreso nel senso quando vede che la donna ha gli stessi diritti che ha lui, le stesse capacità di lavoro, allora può rimanere un po', non so, un po' perplesso. Tu per esempio, no? Se una donna, cioè, viene licenziata nella sua fabbrica, ti sentiresti, diciamo che tu hai un lavoro, di fare uno sciopero di solidarietà nei confronti di questa donna? Cioè ti sentiresti di difendere l'occupazione femminile come faresti uno sciopero di solidarietà per difendere l'occupazione maschile? Abbiamo già fatto però. L'avete già fatto? Sì, per la Marina è già stato fatto. Senz'altro, perché la donna, cioè, per me gli stessi diritti che ha lei, cioè, nell'ambito del lavoro, cioè, nell'ambito della famiglia, cioè, praticamente ha gli stessi diritti che ha l'uomo. E nei confronti del lavoro casalingo, tu ti senti di condividere il peso del lavoro casalingo con tua moglie? Beh, cioè, nei limiti, sì. secondo cioè, il tipo di lavoro. Cioè, io non ci sono mai trovato finora, cioè. Comunque, avanti, quando mia madre ha bisogno, io l'aiuto. Io sono arrivato al punto che una volta allora, se tu potessi scegliere, vorresti nascere uomo o donna? Donna. Perché? Sei una del grosso. No, non so me, perché se fosse una donna dovrebbe fare donna di vita. E tu? Uomo. Perché? Per essere più libero, so, per fare più quello che mi pare, così. E tu? Uomo. Perché? Perché spero di avere una certa superiorità rispetto a una donna. Perché tu vorresti fare la donna di vita? Perché fanno un po' più fatica e hanno di soldi. Non pensi, tu che hai detto che pensi di avere una certa superiorità, in che senso? Intellettualmente o come forza fisica? Tutti due i campi, sì, è... La forza fisica già è logico. Quell'altro campo siamo in circa la parità, credo. E allora qual è la superiorità dell'uomo? La verità è che un uomo vale molto più di una donna. Se c'è un affare da sbrigare, tante cose, secondo me, penso così, adesso no, non mi viene qualche cosa, che forse siamo troppi, non mi viene molte parole, ma... E tu? Come lui.